Buon pomeriggio a tutti da TalkBiker. Questo è il nostro 34esimo live. Come al solito, ogni giovedì studiamo giapponese insieme. 17esima lezione, continuiamo con gli aggettivi, la quarta parte, e facciamo i dimostrativi. Io però facciamo un'altra cosa prima dei dimostrativi, perché devo finire una cosa che l'altra volta non avevo finito. Comunque, poi facciamo anche i dimostrativi. E poi, come al solito, verso la fine faremo un po' di scrittura kanji. Allora, prima di iniziare, come al solito, metto il link al mio libro che vendo su Amazon, che è un libro di poesia, aforismi e disegni. È un ebook e sono 5 euro, quindi come una sub mensile, appunto perché ancora non sono affiliato alla Twitch, quindi se volete sostenermi, anche per continuare a fare questa live, quindi potete acquistare il mio libro, lo trovate appunto su Amazon. E poi metto il link, come al solito, del canale YouTube, la pagina Facebook e la pagina Instagram, dove metto varie cose e più anche i messaggi di quando faccio le live. E l'annuncio settimana prossima, quella di martedì, anticipo a lunedì. Continuo a parlare di Jiro Taniguchi, che ho cominciato appunto martedì scorso, quindi parlo di manga di Jiro Taniguchi, e appunto faccio manga lunedì, e poi dovrei fare la prossima lezione di giapponese venerdì, però non so sicuro se riesco a farla, quindi forse settimana prossima saltiamo e prendiamo la settimana di là, adesso vediamo, non so. Comunque voi guardate sul canale, su Facebook, e lì metterò l'annuncio la mattina se faccio live pure, no? Quindi non so se cosa la faccio pure, no? Perché ho di impegni, quindi non so se riesco a farla. Comunque lunedì faccio quella lì anticipata, appunto, del martedì, quella la faccio. Allora, adesso iniziamo. Allora, andiamo qua. Vabbè, un attimo, ecco, controllo un attimo l'ultima cosa se funziona tutto bene. Purtroppo c'è sempre un po' di ritardo qui, da quello che dico io, quello che vedete voi. Un attimo, controllo se va tutto bene. Sì. Allora, ecco, iniziamo. Togliamo qua. E mettiamo. Ecco. Ecco, come ho detto prima, c'è una cosa che devo finire, l'altra cosa che non ho fatto. L'uso di Amai e Sukiyo, che è un'ultima parte che c'è dentro. I gradi dell'aggettivo, la torta ha fatto un grado di aggettivo, quindi comparativo di uguaglianza, di minoranza, di maggioranza, superlativo relativo, superlativo assoluto. E poi ci sono queste due parole che vengono usate, e adesso le facciamo. Allora, come ho detto sempre da altre volte, io uso la grammatica essenziale della parola dentro, è un tascabile, quindi l'ho trovata in libreria, è fatto molto bene, e quindi uso questo. Dopo, quando pubblicherò le live sul canale YouTube, le pubblicherò tutte e metterò anche i link ai vari libri che uso per studiare il giapponese. Allora, iniziamo appunto dall'uso di Amai e Sukiyo. Allora, leggo dal libro. Amai, troppo, e Sukiyo, eccetera, sono frequentemente usati. Consideriamo i seguenti casi. Adesso vediamo. Adesso schiamo questo pezzo. Allora, vediamo. Allora, chiamo. Giapponese. Allora, amari. Amari. Togliamo. Tolgo il corsivo. Ecco. Amari. Quindi, amari. Vuol dire troppo. Troppo. E Sugiyu, che vuol dire eccedere, di un verbo. Eccetera, lo scrivo anche su i eccetera, sono frequentemente usati, sono frequentemente usati
Stati, consideriamo insomma i casi. Vediamo se casi, dopodiché, vediamo. Allora, amai più verbo negativo. Quindi amai più verbo negativo. Aspetta, questo mettiamo in grassetto. Allora, esempio. Allora, con il verbo negativo amare assume il significato di non tanto. Dai. Scusate, ma quando uso un portatile, quindi è la tastiera un po' piccola. Quindi non c'è la tastiera quella grande che dei computer fisici. Allora, andiamo dentro con il verbo. Verbo negativo. Vivo. Amai assume significato di contatto. Assume il significato di non tanto. Vediamo esempio. Allora, Amari Jotsu de wa arimasen. Non è tanto bravo. Amari Jotsu. Vediamo il kanji se è giusto. In questo qua. De wa arimasen. Qua arriva scriviamo il Roma G, sarebbe la trasposizione con l'alfabeto latino del giapponese. Amari Giorgio. Cioè, con la allungata. Allora, vediamo dov'è. Vieni qua, eccolo qua. Giorgio. Te qua, arriva sempre. Qua, quindi l'italiano non è tanto bravo. Non. Tanto bravo. Poi, secondo esempio, Kaiwa amai tabemasen, non mangio tanto. Aspetta, in giapponese. Abbiamo detto tale qua. Amai tabemasen. Amai tabemasen. Punto. Ora scriviamo qua c'è. Non mangia tanto, non mangia tanto. Poi, allora, altro tipo, amari più radice aggettivo i più sughiro. Vediamo il cassetto. Allora, qua abbiamo messo l'assetto semplice, sì.
Allora, mai metto radice, aggettivo i, radice, aggettivo i, su di u, su di u. Quindi vediamo un esempio. Allora, amari, Takatsuki Mas, è eccessivamente caro. Takatsuki Mas. Amari Takatsuki Mas. Punto, quindi vedete la coniugazione Sugio che è coniugato in Mas, quindi Sugi Mas. E Taka, Taka, senza la I, Takai sarebbe. Sarebbe essere caro, quindi Takai cade da lì e diventa Takatsuki Mas. È eccessivamente caro. Eccessivamente caro. Poi abbiamo altro esempio. Amari Onsukashi Tsuki Mas. È troppo difficile. Amari Tsukashi Tsukimasu. Canche giusto. Avete controllato se il canche è giusto? Sì. Amari. Onsukashi. Tsukimasu. Appunto. Allora, amari. Amari. Onsukashi Tsukimasu. È troppo difficile. Troppo difficile. Ok. Poi, altro caso. Amari, tra parentesi, quindi si può anche omettere. Più base indefinita del verbo, più sugiro. Amari. Base indefinita del verbo. Base indefinita del verbo. Dopo quando vedremo i verbi, vedremo in particolare cosa sono le basi indefinite. Più sugiro. Aspetta, qui mettiamo lo spazietto, se no, ecco, qua su vediamo, è tutto attaccato. Allora, lasciamo così. E qua mettiamo lo spazietto, ecco. Allora, vediamo l'esempio. Allora, primo esempio. Amai, Benkyu, Shisugite, Byoki, Ninaro. Studiando troppo si ammala, e talmente facendo troppo studio diventa malato.
Allora, vediamo. Questa chiudiamo tra parentesi perché... Allora, stiamo tra parentesi. Tanto che mi ricordo perché le parentesi in giapponese sono in tasti diversi rispetto a quelle italiane. Allora, dovrebbe essere qua. Ecco, questa è quell'altra. Qua, ecco. Amari. Questa parentesi. Amari, abbiamo detto. Benkyo shi sugite. Benkyo che è studiare. Benkyo. Un altro, non sai. Sì, quello. Perché non sempre sono uguali che angelo. Allora, Benkyo. Shi sugite. Metto Biochi di Naru. Biochi. E questo kanji, Yaoxi. Biochi di Naru. Punto. Andiamo a caro. Allora, adesso scriviamo i nomi. Allora, amari, tra parentesi appunto perché si può mettere. Benkyo. Benkyo, allungato. Benkyo. Benkyo. Shisugite. Shisugite. Gyoki yao. Sempre quella allungata. Gli occhi di Naru. Allora, in italiano. Studiando. Dopo. Dopo. Si ammala. Si ammala. Da paese. Letteralmente, facendo troppo studio, diventa malato. Facendo troppo studio, diventa malato. Infatti qua su, amai troppo, Benkyo shisugite, sempre studiando, quindi facendo troppo studio. Biochi di Naru, quindi Biochi malato di Naru, cioè diventa. Naru è il verbo per diventare. Quindi Biochi di Naru diventa malato. Allora, un altro esempio. Amari, sempre tra parentesi. Tapesugite, onagata ga itakunaru. Mangiando troppo la pancia fa male. Allora. Parentesi, qua. Vieni qua. Amari, parentesi. Dov'è? Tabe su di te. Tabe su di te. Tabe. Tape subite. Qua perché sul libro da senza canci, quindi lo scriviamo uguale. Vedete, dov'è? Onaka ga itakunaru. Onaka. Aka. Aka.
Acá. Ya. Y tacunado. Entonces, el canje justo, sí. Sí. Amai. Vai, davanti se punto che si può mettere. Non vedo mai. Tabe shigete, tabe sugite. Tabe sugite. Onaga. Ona. Ga. Itaku. Now. Quindi in italiano mangiando troppo la pancia fa male. Mangiando troppo pancia fa male. Allora, letteralmente diventa durante. Letteralmente diventa dolorante, appunto perché c'è il now, quindi itaku now, dolorante. Allora, vediamo qua c'è, allora, un altro tipo di, un'altra regola. Amai seguito da note, punti di punti di note. Allora, vediamo qua sotto. Amai seguito da note allora vediamo esempio. Amare inuga, horeru node, sotoe e demashita. Poiché il cane abbagliava troppo, sono uscito. Le frasi. E per fare capire tanto. Allora, amare. Allora, amare inuga, horeru. Inu. Allora, sotto e da chi mascita sotto e sotto e da chi mascita da chi mascita allora appunto vediamoci a mai Inu è il cane. Inu. Ga. Oeru. Oeru. Quindi. Sarebbe poiché. Non è che sarebbe poiché. Qui sei già contato. Poiché il cane. Abbaiava troppo. Quindi amai. Oeru abbaiava. Amai troppo. Quindi. Non è. Sotto e dekimashita. Ah, questo è un attimo scrivo perché dekimashita. Qua su ho messo il kanji. Allora scriviamo dekimashita.
kanji, ho messo proprio il kanji. Dovrebbe dare un kanji solo, ce ne sono due. Vabbè, questo lo togliamo. Deki Mashita. Questo è il kanji di uscire. Deki. Punto. Ah, quindi italiano. Proprio il cane abbagliato, dopo sono uscito. Ok. Abbagliato. Dopo. Dopo. Sono uscito. Punto. Abbagliato, dopo sono uscito. Poi vediamo. Allora, tanto di qua. Allora, dice, amare può anche assumere il significato di più di e traduce allora espressioni come quella che segue. Allora, amare può anche assumere anche il significato di più di più di lo spazio più di e traduce allora espressioni e traduce allora espressioni con quella che segue. Un attimo che controllo una cosa, quella che segue. Quindi, esempio. Allora, Gonen amai Nihon ni imashita. Sono stato in Giappone più di 5 anni. Gonen. Gonen sarebbero 5 anni. Questo Go. Il 5 e il 9 è il kanji dell'anno. Gonen amai amai Nihon ni imashita. Nihon ni imashita. Ok, allora. Amari Nihon Nihon ni imashita. Sono stato in Giappone. Giappone più cinque anni. Cinque anni. E qui finisce uso di amai e su di io. Ora iniziamo i dimostrativi. Quindi qua andiamo direttamente a pagina nuova. Allora, c'è una nuova pagina. Allora, scriviamo direttamente. Allora, siamo aggettivi dimostrativi. Aggettivi dimostrativi. Sì. Siamo. Accento. Ecco. Aggettivi dimostrativi. Allora, vediamo cosa dice qua. Ah.
vediamo cosa dice. Caratteristica dei dimostrativi giapponesi è la serie ko, so, a, do, alla quale si aggiunge la terminazione no negli aggettivi ere per i pronomi. La traduzione italiana che ne diamo si riferisce al maschile singolare, ma si ricorda che la forma giapponese vale per maschile, femminile, singolare e plurale. Quindi questo scriviamo la regoletta. Un attimo che devo tenere aperto il libro, perché il libro è piccolo e lo sta andando aperto. Caratteristica dei dimostrativi. Giapponesi. E la serie. Co, so, a, do. So, a, do. Vogliamo vedere cosa vuol dire. Allora, questo facciamo in grassetto. Ecco, si capisce meglio. Sono alla quale si aggiunge aggiunge la terminazione no io termina no cassetto. Per gli aggettivi. Gli aggettivi. Aggettivi. R per i pronomi. Traduzione italiana, traduzione italiana, italiano, che ne diamo, si riferisce, maschile singolare. Singolare. Ma si ricorda che la forma giapponese giapponese vale per maschile. Femminile, singolare e plurale, singolare plurale. Ok, allora vediamo il primo. Allora, cono, core, questo, di cono è l'aggettivo, core è il pronome. Allora, cono, no, scrivi già questo. Allora, cono. Core.
Questo. Allora, indica un oggetto. Indica un oggetto o un essere animato. Animato. Vicino a chi parla e a chi ascolta. Vicino ascolta. Oppure si riferisce a ciò di cui si sta parlando. Vediamo esempi. Allora, Kore Honowa Musukashi desu. Questo libro è difficile. Musukashi desu. Musukashi. L'aggettivo, quindi doppia i. Musukashi desu. Questo libro è difficile. Difficile. Poi, Kore wa Musukashi Hon desu. Questo è il libro difficile. Vedete l'aggettivo, prima come aggettivo e poi come pronome dimostrativo. Musukashi. Questo è il libro difficile. Allora, vediamo. Poi c'è sono. Spazio. Sono, sole, quello. So. No. Sorry. Quello. Cassetto. Indica un oggetto o un essere animato. Oggetto o essere animato. Vicino a chi ascolta. E lontano da chi parla.
Significa ciò di cui. Sì. Di cui si è parlato in precedenza del contesto. Ma di cui si è parlato in precedenza. Nel contesto testo. Ah, vediamo l'esempio. Allora, sono Hanawa, chi hai adesso questo fiore bello? Anzi, quei fiori, scusate, quei fiori belli. Quindi, sono Hanawa. Chi è adesso? Adesso. Capo. Sono. Sono. Anna. Qua. Adesso. Quel fiore. È bello. Altro esempio. Sono qua, Hana de Waimase. Quello non è un fiore. Attimo, scriviamo. Sono qua. Hana de Waimase. Ana. Sempre. Ana. Ecco qua. Ana. E. Qua. Nuovo. E qua arriva sempre. Allora. Sole. Qua. Ana. De qua rimase. De qua rimase. No, quello non è un fiore. Quello no è un fiore. Allora, adesso il terzo. Ano, are, quello. Quello però nel senso di codesto, in italiano si dice, non si usa più, però il codesto sarebbe. Adesso si dice solo quello, questo è quello, però una volta si dice anche codesto. Questo è quel caso lì. Allora adesso scriviamo, vediamo, lo spiego meglio com'è. Allora, ano. Ano. Quello, lo metto tra parentesi, codesto. Chiamo un cassetto. Adesso. Allora, indica un oggetto o un essere animato. Indica un oggetto o un essere animato. Lontano da chi parla e da chi ascolta. Lontano da chi
parla chi ascolta. Oppure si riferisce a qualcosa che è noto sia a chi parla sia a chi ascolta. Riferisce a qualcosa. La differenza, scusate, la differenza tra quello e codesto, in italiano non si usa più, però c'è appunto la differenza che qua è, chi dica un soggetto è vicino a chi parla e lontano a chi, è vicino a chi ascolta e lontano a chi parla, mentre qua è lontano sia a chi parla che a chi ascolta, quindi è diverso. Noi in italiano usiamo sempre quello, però appunto c'è la parola precisa in italiano codesto, che non si usa più. Allora, vediamo un esempio. Hanno vito qua, chi ma cita? Quella persona è venuta. Hanno. Chi ma cita? Sarebbe quella persona venuta. Persona venuta. E sarebbe questa persona è venuta in italiano corretto. È venuta. Poi altro esempio. Aiwa in des, quello è un cane. Quello è un cane. Poi vediamo. Allora, qui c'è una particolarità, adesso vediamo. Allora, rientra come forma in questa serie, anche se in realtà si tratta di un pronome e aggettivo interrogativo. Dono, tore, quale? Punto di domanda. Allora, rientra. Rientra come forma in questa serie. Come forma questa serie. Anche se in realtà si tratta di un pronome. In aggettivo interrogativo. Aggettivo interrogativo. Quindi abbiamo detto dono, dore. Dono. Dore. Dore.
Vale, punto di domanda. Allora, grassetto. Vediamo, esempio. Allora, Don Honga Suki Desuka, quale libro preferisce? Suki Desuka. Ka, come detto altre volte, è la particella che si usa per la fase interrogativa, quindi non c'è bisogno da scrivere il punto interrogativo. Si può anche mettere, però non c'è bisogno di mettere. Anzi, in questo caso il punto non ce lo mettiamo. Adorno, dieta minuscola, Adorno, Honga, Suki Desuka, quale libro preferisci? Quale libro preferisce poi altro esempio Dorega Suki Desuka quale preferisce partite per pronome senza appunto non c'è più il soggetto il soggetto diventa appunto pronome allora Dorega Suki Desuka Suki allora, ancora un po' lungo, adesso vediamo se riesco a fare tutto, se mai non faccio la scrittura raggi, o se no finiamo qualche volta. Allora dice, i componenti della serie di questioni, con l'aggiunta della terminazione co, vengono assumere il significato di avverbi di luogo. Il nuovo ordine di impiego è lo stesso della serie precedente, e questo vale anche per le serie che seguono. Adesso, vediamo. I componenti della serie in questione c'è cioè quello che abbiamo visto fino adesso aggiunta aggiunta determinazione qua terminazione cassetto vengono a assumere vengono assumere il significato di avverbi di luogo impiego
Impiego è lo stesso della serie precedente. Adesso serie precedente. Precedente. E questo vale. Questo vale. Vale. Anche per le serie che seguono. Anche per che seguono. Allora, vediamo se ci sono. Qua facciamo una tabella che viene meglio. Ah, vediamo, facciamo la tabella 3x4. 3x4. Ok, 3x4. Qui scriviamo in canti. Allora, Coco. Soco. Toco. Andiamo dentro a coco. Soco. A soco. Toco. Quale? Questo luogo. Questo. Luogo. Quel luogo. Quel luogo. Andiamo a quel luogo. Tra parentesi sempre con destro. Vediamolo. Con destro. Luogo. E l'ultimo qua è il luogo di domanda. Quale luogo è domanda? Allora, mettiamo tutto in grassetto, se è meglio. Ecco qua. Ok, è fatto bello. Allora, vediamo qualche esempio. Coco te. Allora, aspetta, scriviamo esempi. Esempi. Allora, Coco te è Shokuji o Shimasho. Pranziamo e talmente facciamo il pranzo qui. Cioè, pranziamo qui. Allora. Coco. Te. Coco te. Shokuji. Shokuji. Otto kanji jutsu, sì. Shokuji. しましょう。しましょう。 Adesso scriviamo la voce Coco e allora Shokuji scritto male Shokuji o Shimasho Shimasho allungato allungata ci faccio abbiamo messo qua pranziamo
parentesi, letteralmente facciamo impasto. Letteralmente facciamo il pasto. Il pasto. Perché sciocuci cuoci, ma sciò sarebbe fare il pasto. Sciocuci cuo, shimasu sarebbe fare il pasto. Qualcosa quindi qui. Punto esclamativo perché c'è la cima show che è la frase appunto, il show finale, questa sfumatura di frase, alla frase. Altro esempio. Altro esempio. Soko de mitsukemashita. L'ho trovato da. Allora, Soko. Che lo scrivi già poi. Soko. Mitsukemashita. Il suo libro è da senza kanji, quindi lo scriviamo senza kanji. Però cioè, si può fare anche col kanji, che se questo è il kanji del mio, di vedere. Quindi lo scriviamo senza kanji, lasciamo senza kanji come dice il libro. Allora, abbiamo detto, Soko de. Soko de. Mitsu. E ma scelta questa dov'è? L'ho trovato là. Trovato un altro esempio. A so con i a rimascita era là. Asoko di Arimashita. Asoko di Arimashita. Esempio, Toko de Nihongo wo naimashita ka? Dato che ho letto senza la flessione della domanda. Toko de Nihongo wo naimashita ka? Dove hai imparato il giapponese? Toko de Nihongo Nihon Go. Nihon Go sarebbe appunto il giapponese, la lingua giapponese. Go, questo è il kanji che si mette dopo la lingua, per dire lingua, cioè idioma giapponese. Infatti italiano è Italia, Go. Naimashitaka. Mashita ka? Punto di domanda, cioè è la domanda quindi ka. Dopo mi fa maiuscolo perché non c'è il punto. Dopo dai Mashita. Dove? Imparato il giapponese?
Di domanda. Allora, adesso andiamo a un altro caso. Controllo. C'è questo. Dove sono? Allora, 5 passaggi. Allora, vediamo, facciamo questo. Facciamo questo poi basta fino alla prossima volta perché sennò ho altre cose da fare. Allora, facciamo questo. Allora, con l'aggiunta della terminazione CIRA indicano la direzione, possono essere utilizzati anche come pronomi personali o onorifici. Allora, con l'aggiunta. Aggiunta della terminazione. Terminazione. CIA. Allora, questo mettiamo in grassetto. CIA. Indicano la direzione. Possono essere utilizzati anche come pronomi personali onorifici. Onorifici. Qui facciamo la tabella. In questo caso sono 3. No, 4, sempre 4, posso? Sempre 4. Allora, abbiamo detto 4 per 3. Tabella. 3 per 4, sì. 3 per 4. Allora, 3 per 4. Cocia. Socia. Cina. 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 E l'ultimo è Docia. Socia, Acia e Tocia. Poi scriviamo il significato. Allora, questa direzione, questa persona. Allora, mettiamo il scopo di qua, no? Socia, Acia, Docia. Questa direzione. Questa persona. Centro, facciamo più stretto qua, così c'entra, ecco.
poi quella direzione quella persona, direzione quella persona, persona, no, personalità, persona, poi sempre quella in senso di cotesta, quella, cotesta, cotesta, direzione, direzione, quella, persona, sempre cotesta, cotesta, persona. Adesso scriviamo un po' anche qua. Vediamo se c'entra l'ultima riga. Ecco, così. Poi l'ultimo è la domanda, quale direzione, quale persona? Quale direzione? Quale persona? Tutto in cassetto qua. Adesso non c'entra più, ecco, adesso c'entra, vabbè, c'è un po' più stretto, ecco qua, a posto, ecco, a posto. Allora scriviamo gli esempi. Allora scriviamo gli esempi. Un attimo. Ho fatto quasi gli esempi. Allora esempio. Cociani, Cociani, chi ne sai? Vieni qui. Vieni chi lo sa. Ecco. Vieni. Chi lo sa. Chi lo sa. Il sai, e dopo vedremo meglio quando ci arriviamo, è la forma appunto per fare la richiesta. Quindi, venire, sai, sai per richiedere qualcosa, quindi la sai, e chiedi che qualcuno venga, quindi vieni qui. Variante cocina, la sai, ho fatto, ho messo il punto qua. Ah, vieni qui, vieni qui, dai, qui, altro esempio, allora, Kochiyama Yamada Sensei Des, questo è il professor Yamada. Allora, Kochiyama, Kochiyama, Yamada Sensei, Yamada, questo Yamada, letteralmente sarebbe risaia della montagna, perché Yama è montagna e Da è risaia, quindi Yamada, la risaia della montagna sarebbe Yamada Sensei, Sensei, che vuol dire professore, maestro. Des, de, des, molto bravo. Allora, Lucia, qua, Yamada, Sensei, Des,
Questo è il professor So Yamada. Yamada. Ad esempio, allora, Sochi hanno casa qua, Italia cinese, quel signore è italiano. Sochi no casa, no casa, c'è una casa qua, non mi vedo, Italia cinese, Italia Cina, cinese, come vedo l'altra volta Italia si scrive appunto con le, no con gli agana, con katakana, se non parla straniera, appunto qui c'è poi se non parla straniera, quindi. Allora, Sochi hanno kata. Kata, questo è il kanji che si usa per dire signori, quindi forma onorifica. Sochi kata. Kata qua. Italia. Italia, Cina, Cina è persona, quindi Italia, Cina, italiano vuol dire, persona italiana. Allora, quel signore, no, è italiano, è italiano, no, togliamo ad esempio. Non so Sochi hanno ho ga tsukushi desu. Da quella parte fa fresco. Sochi hanno ho. Allora, dicevo, Sochi hanno ho, allora, e vedete lo stesso kanji sopra, e lo stesso con su Hakata, però in questo caso è un altro significato. No, ga, tsukushi desu. Sì. Da qua si fa il kanji. Ah, ho scritto male. Qua siamo da. Su sushi. Su sushi. Su. Sì. Eccolo qua. Su sushi. Des. Quindi. Sushi. No, ho allungato, allungata, no, la metto a, su, sushi, adesso. Quindi da quella parte fa fresco. Bella parte fresco, quindi ho in questo caso vuol dire parte, mentre qua vuol dire casa, vuol dire persona, signore in questo caso, signore, qua invece vuol dire parte. Guardate, signore, allora, Acia è Itte Kudasai, vada in quella direzione.
Facile. Lo schieni già poi. Facile. Ite cosa sai? Ite cosa sai? Sai. Ite cosa sai? Accidere, ite cosa sai? Vado in quella direzione. Vado quella direzione. Avanti sotto. Tocia e Kimashoka, dove andiamo? Tocia e ma show e chi ma show Sciocca. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo. L'ultimo. Tocia Samadesca, chi è lei? Tocia. Lo schema giapponese. Tocia Sama che è più onorifico di San Sama Desca, non ci si conosce qualcuno che non si conosce che si reputi più importante di noi, se meglio dire Tocia Sama. Sama Desca, chi è lei? Lei, tu pezzi più, chi è lei? Allora, qui c'è da fare altre cose, facciamo la prossima volta. Vediamo la prossima volta i dimostrativi. Allora, dove sono? Adesso vediamo, facciamo qualche cambio, facciamo, se no c'è scritto che faccio, quindi facciamo se. Magari facciamo qualcuno, due, tre, giusto per fare qualche cambio. Allora, un attimo, preparo. Anche il libro di kanji. Allora, qui saliamo. E chiudiamo. Allora, vediamo, apriamo 20. E disegniamo qualche kanji. Vediamo oggi cosa disegniamo. Vediamo. Allora, vediamo. Ah, facciamo questo. Au. Au, che è il verbo incontrare, incontrarsi. Sono sei tratti. Au è la lettura, appunto.
Kun, quella giapponese, mentre Kai è la lettura on, la cinese. Come ho detto sempre varie volte, i kanji hanno pari, due, di solito hanno due letture, possono avere una sola, ma di solito ce ne hanno due, quella giapponese e quella cinese. Allora, Kau, scriviamo Kau. Allora, Ichi, San, No, tanto ho scritto una cosa. Allora, ho detto au, è tua giapponese. Quindi lo scriviamo in hiragana. Ah. Ho scritto male. Sì, ecco. Beh, avuto un po'. A me dava vedere sempre un po', insomma, non viene mai bene. Ah. Tra parentesi, c'è un verbo, quindi u, una possibile quindi dieta ai mas. Au, au, questa è la tua giapponese, mentre la tua cinese è kai. Kai, quindi lo schiamo in katakana. Ka. Lo schiavo, poi tu io uso il mouse, quindi è un po' difficile disegnare. Ka i, ecco. Allora, questo di solito il kai si trova nelle parole, in parte finale delle parole, shakai, che vuol dire società. Allora, poi vediamo un'altra parola. C'è fumare, però non voglio fare. Kemuro vuol dire fumare, ma non lo facciamo. Vediamo un po'. Questo è un po' difficile da fare. Toi, essere lontano, allontanato. Toi, quindi come aggettivo, toi. Sono 13 kanji, è anche un po' difficile da disegnare, se ci proviamo. Allora, togli la lettura giapponese, la lettura cinese, en. Allora, mettiamo un po', è un po' difficile da disegnare. Allora, metto 13 tratti, ince. I. San. Allora. Aci. Andiamo qua. Questo è un pezzo un po' difficile. Questo è un pezzo solo. Giusto. Così. Eccolo qua. E questo è Toi. Toi, la tua cuna, quindi giapponese. La parentesi per un sente un aggettivo, si declina, quindi i può anche non esserci. Poi,
toi, mentre tua cinese è en. En. Così. En. Ecco qua. Poi vediamo, facciamo un altro. Allora, facciamo. Ah, questo. Tonari, che vuol dire vicino, vicinanza. Se avete visto i cartoni animati, gli anime giapponesi, conoscete il film Tonari o Totoro, quindi Mio vicino Totoro. E questo è il kanji, appunto, Tonari, vicino. Ah, sono 6 citati, quindi bello, bello grande. Altro che, non riesco a tenere aperto un libro. Io ho tutti i libri piccoli, per tenere aperto è un po' difficile. Sono trascrivibili. Allora, 6 citati. Allora, diciamo, questo qui basta perché dice, se il conto viene bene, di San. No. Allora. Devo essere 16 comunque. I tratti sono tutti, ho contato male. I tratti comunque sono tutti. Abbiamo detto che si pronuncia Tonari. Questa è lettura solo in giapponese. Quindi è una parola originale giapponese, non presa dal cinese. Allora, quindi è scritto solo in hiragana. Tonari. No, è avuto un po' male, facciamo. Vicino. Vicino, poi vediamo un altro, poi basta. Vediamo cosa vediamo. Ah, questo è un po' più facile. Kyoko, ufficio. Questa è tua ONU, in cinese. Lo schiamo qua giù. Allora, sono 7 tratti. 7 tratti. Allora. Vince. San, un po', lo facciamo, un po', questo lo facciamo. San, poi vediamo. Yon, questo solo, Yon. Ok, 7 tratti. Kyoku, ufficio. Allora, scritto in katakana perché
punto di origine cinese. Quindi Kyoku. A posto, abbiamo finito. E però ci finiamo qui. Siamo qui, già abbiamo fatto 1 e 3 quarti, tolti 10 minuti iniziali, quindi 1 e mezza puntata. Guarda, chiudo. Allora, e niente, andiamo, crispiamo un attimo il link del mio libro, che chi vuole sostenermi, come ho detto all'inizio, può acquistare il mio libro. Sono solo 5 euro, quindi. E poi chi vuole seguirmi, può seguirmi. No, niente, sto vedendo una cosa. No, niente. Quindi chi vuole seguirmi, può seguirmi su miei canali. Miei canali. Il canale YouTube, sulla pagina Facebook, la pagina Instagram. E niente, anche questa volta abbiamo finito. Come ho detto all'inizio, settimana prossima ho delle cose da fare, quindi lunedì la live di mattina sposto l'anticipo a lunedì e continuo a parlare di manga, di Jiro Taniguchi, la seconda parte dei manga di Jiro Taniguchi. Mentre la prossima lezione giapponese dovrei farla venerdì, però non sono sicuro, forse la faccio e la saltiamo la settimana prossima di là, quindi dovrebbe finire giovedì della settimana prossima di là, adesso non lo so. Comunque io mando sempre messaggi su, guardate sulla pagina Facebook, io la mattina del giorno stesso che faccio la live mando sempre il messaggio di cui faccio la live, quindi trovate lì. Se la mattina compare il messaggio vuol dire che la live c'è, altrimenti non c'è. Poi metto un messaggio e non dico che direttamente che la live non c'è, non ci sarà, quindi vediamo, non lo so, devo vedere. Comunque io lì la faccio, poi venerdì forse sì, forse no, devo vedere. E comunque niente, allora, spero sia stata utile lezione di giapponese, se interessanti dopo adesso quando posso le pubblicherò tutte su canale YouTube, appunto perché qui su Twitch dopo qualche giorno le cancella, quindi metterò tutte sul canale YouTube insieme anche le like che faccio martedì che parlo di manga. E niente, ci vediamo la prossima volta e speriamo di far crescere questo canale, quindi iscrivetevi, diventate follower così posso far crescere questo canale, e ci vediamo la prossima volta. Un saluto da Tokubaki.